Se te ti posso dare del tu, non lo so, Mirta, ti vuoi iscrivere al Movimento 5 Stelle, vai sul sito, ti iscrivi. Mi preoccupa il fatto che un fascismo si può istituire a prescindere, non per le leggi e per le regole, ma per le persone. Perché lì si è andato incontro a un qualcosa che è contro un regolamento e te ti sei votato come gruppo parlamentare che te hai calpestato per non si sa quale motivo. Fascismo lo definisce. Non è che con lo schiocco delle dita si fa la democrazia diretta. Che i voti che esprimono i militanti dei 5 Stelle vadano a finire in un server che è quello di Casaleggio è certo. Quindi è chiaro che quel server è ampiamente manipolabile da Casaleggio. Vi racconto un po' come va con noi, insomma, la selezione, chiamiamola così. Il Movimento 5 Stelle nasce, diciamo, le idee nascono nel lontano passato. E comunque viene formalizzato il Movimento 5 Stelle nel 2009, c'è un sito che raccoglie le idee, era un forum che raccoglieva le varie istanze dei cittadini, perché la cosa importante che si è persa negli anni è che i politici si sono distaccati, chiamiamoli i classici politici, magari quelli nuovi saranno più attenti, ve lo vedremo, e quindi c'è questo centro dove tutti dicono la loro idea, uno può sbagliare, uno la dice completa, a seconda di quello che comunque sia la vita reale impatta sulla propria esistenza. Quindi da questo serbatoio dove sono state convogliate tante idee nasce il programma del 5 Stelle. Uno è libero di iscriversi al Movimento 5 Stelle, ci sono 500.000 iscritti, non tutti ancora sono certificati, che la procedura richiede la carta d'identità, insomma, è lunga, è un po' lunga. E chi vuole, io per esempio, cosa è successo? A me mi è arrivata la mail poco dopo che mi sono sposato, quindi non era nei miei programmi fare politica, però mi sono sempre attivato con l'attivismo, insomma, i numeri, io ho fatto le battaglie per l'acqua, contro la Rocchetta, insomma, eccetera, eccetera. E ho detto, voglio provare trasformare il mio impegno da cittadino, voglio vedere se le mie stanze riesco a portarle in politica, perché questo è uno strumento, diciamo, la poltrona del deputato è un altro strumento, come le proteste di piazza, come fai picchetti, come si fanno tante le cose. Io porto questo messaggio. No, questo è giusto, però è un discorso un po' datato ormai, adesso la notizia di questi giorni... No, mi hai chiesto com'è la selezione, io stavo spiegando com'era la selezione. Sì, però la notizia di questi giorni è l'esplosione del Movimento 5 Stelle, però non bisogna un attimo far capire come funziona, no? Il fatto che bravi ragazzi sono stati reclutati un anno fa con buone intenzioni. Se mi fa concludere, finisco brevemente. No, era solo per parlare così di cose un po' più attuali. Io ho accettato, e quindi c'è stata una selezione online, tutta una presentazione, tutti i cittadini iscritti sono liberi di sceglierti, se te ti posso dare del turno, non lo so, Mirta, ti vuoi iscrivere al Movimento 5 Stelle, vai sul sito, ti iscrivi, puoi partecipare alle votazioni, quando ti arriverà, ti vuoi candidare, dici di sì, ti prepari una schedina e la selezione noi la facciamo così. Massima apertura, non c'è e finisce il Parlamento, e questa è la parte bella della democrazia diretta, però poi ragione Rondolino, succede che adesso i problemi ci sono. Artini, per esempio, che è stato appena espulso, vi faccio sentire cosa ha detto l'altro giorno, perché è interessante per capire qual è il clima adesso. Ma sentiamolo un momento. Mi preoccupa il fatto che un fascismo si può istituire a prescindere, non per le leggi e per le regole, ma per le persone. Perché lì si è andato incontro a un qualcosa che è contro un regolamento e te ti sei votato come gruppo parlamentare che te hai calpestato per non si sa quale motivo. Fascismo lo definisce. Beh, lei come lo definisce? Un qualcosa in cui ci sono delle regole? Prendo per buona la sua affermazione. Allora, a cosa si riferisce, Artini? Certo. Al fatto che la loro espulsione non è stata ratificata dai deputati. Non l'avete ratificata voi questa espulsione? È stata una decisione presa dalla rete. Il vicepresidente vicario ha mandato una lettera alla Boldrini, come si fa di solito, con il quale ha ratificato l'uscita dal gruppo parlamentare, una cosa tecnica, chiaramente... cosa tecnica? Ma non è... prima non è una cosa tecnica. Allora, chiamiamo l'ufficio della Camera, poi... lei confonde le cose. Casaleggio aspetti, faccia finire, perché lei mi interrompe mentre sto spiegando come andare. Quindi non è affatto la rete, il signor Casaleggio, dobbiamo dirlo, questo lo dicono loro. Ha la sua interpretazione. L'interpretazione dei deputati 5 Stelle, dei cittadini che sono stati buttati fuori. Facciamo spiegare Gallinella. Perché io avrei piacere poi di passare oltre a questa cosa, perché sennò è tre giorni che ne parliamo, insomma, penso che anche i cittadini, anche chi ci vede in questo momento, sia anche stancato. Il vicepresidente vicario ha mandato una comunicazione e è uscito dal gruppo parlamentare e dal gruppo misto. Punto. Basta. Questo può piacere, può creare attriti, tutto quello che volete, ma secondo me tocca andare avanti perché ci sono problemi da risolvere e non sono certo questi. No, se non avevo capito male, però la regola era un'altra, che il gruppo proponeva l'allontanamento e poi la rete interveniva. In questo caso la rete ha deciso prima. Ma io
Va bene, il gruppo può proporre, ma non è scritto che nessun altro può proporre. Però il pulsante lo schiaccia Casaleggio, cioè il pulsante rosso lì non si schiaccia. Questa è la sua interpretazione, ognuno ha la sua, per carità. Allora, in modo garbato, perché io come democratico mi auguro, per esempio, che anche i 5 Stelle, come tutte le forze in Parlamento, possano dire la loro sia sulla determinazione della nuova legge elettorale, sia sull'elezione del Presidente della Repubblica, quando il Presidente decidesse di lasciare l'incarico, cosa che va rispettata la sua volontà e smetterla con questa anticipazione un po' grottesca. Però c'è un punto, che è un punto con assoluto rispetto, lo dico. La rete, gli iscritti in rete, d'accordo. Però poi c'è un blog su cui scrivono molte persone, su queste molte persone sono filtrate da qualcuno e che funziona come un'arma impropria. Oggi quel blog lì ha una capacità di condizionamento e devo dire di intimidazione. Io voglio dire, una volta sono uscito come giornalista del Giorno, nonostante faccia il senatore, nel blog di Grillo, e lì si sono scatenati degli insulti che sono ancora più violenti di quelli che ogni tanto diciamo altri droni PD mi danno in rete. La democrazia, sulla democrazia rappresentativa, lo dico con rispetto, perfetto, secondo me voi sbagliate, perché la democrazia diretta o è un meccanismo perfetto e molto bilanciato o è un meccanismo che tradisce la democrazia. Casaleggio non è terzo, la democrazia ha bisogno di controlli terzi. Fine, chiuso. Molti si concentrano sulla certificazione delle votazioni online, cioè sul fatto che non c'è la possibilità di verificarle in quanto ancora non ci siete arrivati, e chiedono quando si potrà arrivare a una certificazione, diciamo, esterna, indipendente rispetto alle vostre votazioni online. Che tempi prevede lei? Ma noi speriamo, perché è una cosa abbastanza complessa, perché deve essere certificabile da enti esterni, quindi non si può, deve essere qualcosa di normato. Che non è neanche copiabile, cioè io non posso andare a Washington ammesso che mi diano accesso alla loro modalità di votazione online, di datemi le linee guida, perché non c'è. Che i voti che esprimono i militanti dei 5 Stelle vadano a finire in un server, che è quello di Casaleggio, è certo. Quindi è chiaro che quel server è ampiamente manipolabile da Casaleggio. Non è che con lo schiocco delle dita si fa la democrazia diretta, è un percorso fatto da tanti ostacoli, presuppone che chi partecipi abbia anche lui un accrescimento culturale, perché io se chiedo un argomento è chiaro che per rispondere in maniera piuttosto adeguata devi fare una bella informazione. Non c'è democrazia diretta se non c'è informazione. Questo è un percorso che stiamo attraversando, grazie, perché se uno non sa, come fa a scegliere? Poi tutte le critiche sono accettate. Io dico, noi ci proviamo come Movimento 5 Stelle. Caso, come mi faccia finire, però lei mi interrompe mentre parla. A me questa cosa mi dà particolarmente fastidio. Ma questa rete, faceva a sapere che erano due delinquenti? Allora, posso arrivare a una questione politica molto importante? Giustamente, se lei mi interrompe, se lei mi fa finire il discorso... Tu hai detto giustamente che per decidere bisogna essere informati. Chi è che ha informato gli amici di Casaleggio? È Casaleggio che ha informato sulla cattiveria di questi due deputati? Ma non si parla di cattiveria. E come si sono fatti un'opinione, allora, questi ragazzi della rete? Noi abbiamo tutte le pagine Facebook con tutto quello che facciamo. Poi mi dice, chiudiamo questa cosa, che per me è veramente noiosa. Abbiamo una pagina, allora. Abbiamo una pagina dove ci sono tutte le nostre educazioni, le presentazioni in assemblea. Che fine ha fatto? Poi noi usiamo questo strumento. È perfettibile? A quello sicuramente. Ci lavoreremo. Noi ci proviamo. Io dico, nessuno ha la verità in tasca. Noi ci proviamo, commetteremo i nostri errori. Io mi auguro che anche tutti gli altri lo facciano. Come così quello che ha magari ci insegnano, allora, insegnano come si fa. Però le polemiche ci stanno. Un'ultima domanda politica, poi arrivo alla parte agricola, che abbiamo fatto un accordo che lei parlava di quello, lo voglio rispettare. Però la parte politica qual è? Quella che diceva adesso Corradino Mineo. Renzi ha detto le stesse cose di Mineo, capita molto di rato, ma è successo. Alla direzione del PD ieri ha detto, insomma, fatemi vedere, cari 5 Stelle, possiamo fare un sacco di cose interessanti insieme, in primis il Presidente della Repubblica. Sentiamo un attimo Renzi, lei mi dice, secondo lei si può ragionare, secondo me sarebbe una bella idea, vediamo. Il PD è anche il Partito Democratico che ha sostanzialmente fatto saltare Beppe Grillo.
loro avevano caricato tutto sulla vittoria delle europee. È quel 40,8% che voi, noi insieme abbiamo ottenuto, che ha segnato la fine, vediamo se provvisorio o definitiva, dell'esperienza di Beppe Grillo. E comunque che ha suscitato e causato la divisione che oggi è fortissima dentro il Movimento 5 Stelle. Quelle ragazze e quei ragazzi arrivati alla prima esperienza in Parlamento, oggi debbano rendere ragione del tempo che impiegano a servizio della cosa pubblica. E non possono continuare a stare chiusi, fermi. Oggi è possibile quel percorso di coinvolgimento di una parte di quelle donne e quegli uomini che ritengono il blog non più l'unica bussola della propria vita. Allora, commento, veloce. Ragazzi e ragazze, arrivati alla politica come lei, che è arrivata alla politica con la massima onestà intellettuale, con la massima voglia di far bene per il suo paese, dice Renzi, dateci una mano. Perché è così strana questa richiesta? Faccio notare questa cosa, è simpatico che Renzi, invece che risolvere i problemi del paese, si preoccupa dei problemi del 5 Stelle. Questa è la mia osservazione. Noi con l'elezione del Presidente della Repubblica, l'anno scorso abbiamo fatto le quirinarie, abbiamo fatto la votazione lei in rete per il CSM e la Corte Costituzionale, che è una cosa che magari è passata poco perché è un meccanismo complesso, e siamo riusciti a levare Violante. E questo è un grande successo, questo ce l'ha aiutato la rete. Sono riuscito a levare Per le prossime quirinarie vedremo se rifaremo le quirinarie. Tutto qui. Noi lo chiediamo alle persone. Tu dico sì. Io, Renzi conta uno, quanto conta me. A lui gli piace un presidente che magari gli solo sistema Casaleggio gli affari. Conta. Casaleggio conta. Questa è la Renzi sua impressione. E Gallinelle sono accetto la battuta. Però.